Dopo 3 giorni di navigazione a bordo di Sea-Watch 3, la nave della ONG tedesca Sea-Watch, oggi c'è stato il primo soccorso in mare. Nei giorni scorsi le condizioni meteorologiche non erano buone e quindi non c'erano state partenze dalla Libia. Questa mattina invece, verso le 7.30, il capitano dal ponte ha avvistato un gommone alla deriva con 115 persone che ci hanno detto poi erano partite dalle coste della Libia verso mezzanotte, quindi 7 ore prima. Dopo l'avvistamento è stato subito informato il centro di soccorso marittimo di Roma, che ha chiesto a Sea-Watch di procedere al soccorso. A quel punto poi sono stati lanciati i gommoni salvataggio e le persone sono state trasferite a bordo della nave. Si tratta di persone provenienti per lo più dal Sudan, ma ci sono anche dei 3 ragazzi nigeriani. Le poche persone con cui sono riuscito a parlare dicono di essere fuggite dalla guerra in Darfur e dopo anni di maltrattamenti in Libia sono riuscite finalmente a scappare verso l'Europa appunto la notte scorsa. Ci hanno anche detto che dalla spiaggia dove sono partiti ieri notte stava per partire un altro gommone con a bordo dei migranti. E per questo motivo stiamo perlustrando la rotta per vedere se individuiamo altre imbarcazioni in pericolo.